Venezia è andata molto bene, ho fatto 4 primi e un secondo, e il secondo l'ho scartato. Insomma, sei la regina dei venti leggeri. Anche se è un po' noioso, regate con vento leggero vado bene. Ascolta, nella categoria Under 15 abbiamo avuto una delusione da Mattia Onari. È molto strano, perché comunque anche con il vento così leggero, leggero di solito va bene. Lui voglio dire, è campione della mica, stiamo parlando campione del mondo. Sì. E tu pensi che sia, da cosa sia dovuto questo? Forse era un po' svogliato. Non si sa. C'erano due ragazzi, gli under 13, però era la loro prima regata. Chi sono? Gabriele Aru e Chiara Cambarau. Ed era la prima regata. Sì. E invece i ragazzi di Portapollo come sono andati? Non tanto bene, perché il primo giorno erano in albergo e quindi quando hanno dato il via per la partenza sono arrivati in ritardo e le prime due ragazze le hanno perse. Come mai? Perché l'albergo era lontano? Erano in albergo. Infine la tua collega Elena Puddu ha fatto quinta tra gli ottimist e terza femminile. Sì, è stata molto brava, perché comunque erano 100 partecipanti, quindi complimenti. Ascolta, ma Marta Maggetti è stata campionessa del mondo l'anno scorso, quest'anno ha vinto l'Euro ISAF, ha vinto l'italiano, insomma è un personaggio che vince molto. Ma quando è che riusciremo a fare un'intervista? Ti abbiamo visto anche su Seli in un'intervista, quando è che riusciremo a averti spigliata in un'intervista? Che è bello Venezia, eh? Insomma, cioè? Poco vento. Beh, il posto è bello. Come città è bella Venezia, ma come mare siamo ancora meglio noi. Scusa, se poco fa hai detto che schifo di posto. Insomma. Dimmi, regate? Regate ne abbiamo un giorno non abbiamo fatto regate per assenza di vento, poi un giorno abbiamo fatto una regata con vento sui 10 nodi. Poi è calato a 3 nodi e non ci hanno fatto più fare niente. Invece abbiamo fatto i primi 2 giorni 2 regate al giorno, sempre con vento leggerissimo. Ascolta, ma questo, hai vinto il titolo, sì o no? Sì. Perché non si capisce dalle classifiche, sembra che Marta ha vinto femminile assoluto. E tu? Io il maschile. Ah, perché non è comparso da nessuna parte. La comunicazione era scarsa in questo campionato. Più o meno. Ma come mai eravate così pochi? Perché tutti hanno capito che prima di andarci che era un posto senza vento e quindi non si potevano fare belle regate. Infatti anch'io prima di andarci ero indeciso. Marta dice che molti sono passati già alla RSX. Saranno in 5, neanche tanti, però in tutto siamo sulla trentina in tutta Italia, 7-8. Ma voi lì eravate 12, quanti eravate? 7. 7-8, quanti eravate? 7. Non eravate più le femmine 12. Ho capito, insomma, un po' triste. Sì, molto. Mentre invece tiene sempre l'under 15. Sì, gli under 15 erano una trentina, che è formata da quelli che l'anno scorso erano in 5-8, che erano molti, e poi quelli delle 6-8 al secondo anno. Ascolta, ma anche a Marta gliel'ho chiesto, ma Mattia, campione del mondo a Venezia, proprio non si è visto. Com'è mai secondo te? Secondo me perché anche c'è stato la voglia di mezzo, secondo me, la voglia di pompare, di... Cosa vuol dire c'è stata la voglia? Che poteva anche essere stanco Mattia, ma evidentemente si è impegnato al massimo. Ma tu non pensi che possa essere già distratto dalle donne? Non lo so questo, affari suoi. E tu non sei distratto? No. Una medaglia, allora cos'è questa medaglia? È a Venezia, ho avuto terza femmina. Terza, con quella faccia? Sì. Ma non dire queste. Raccontaci cosa hai fatto. Sono arrivata quinta in generale e terza femminile. Com'è possibile? È possibile. Sì, che si camminava tanto, Camminava. Com'era la situazione là? È brutta, c'era poco vento, anche piovuto.
c'erano l'ultimo giorno 30 anni di Dibora. E tu? Bene, abbastanza bene. Com'è che ti fa intervistare così spontaneamente? Forse perché non la volevo fare. Perché non vuoi fare l'intervista? È una ragazza timida. Ascolta, in intervista sei più brava tu o Marta Maggetti? Marta Maggetti. Sicura, ci siamo ben detto.